Ronaldo Luis Nazario de Lima, un fenomeno, anzi, il fenomeno. Quanto era forte l'attaccante brasiliano? È vero che viene ricordato più per quanto avrebbe potuto fare se non fosse stato per i suoi drammatici infortuni, oppure ha veramente dimostrato cose straordinarie per cui può essere considerato tra i migliori della storia? Classe 1976, Ronaldo aveva forza fisica, fiuto del gol, rapidità, dribbling e un'incredibile efficacia. La sua caratteristica migliore era senza dubbio il sapersi muovere con il pallone ad una velocità supersonica, che lo rendeva imprendibile ed imprevedibile. Debutta ad appena 16 anni nel Cruzeiro, in Brasile, dove in un anno e mezzo mette a segno 34 gol in 34 partite di campionato. Una media pazzesca considerando l'età, che gli valgono una convocazione al Mondiale del 1994. Il Brasile si laurea campione del mondo e, anche se Ronaldo non ha giocato nemmeno un minuto, la presenza di un 17enne in una squadra ricca di campioni fa capire che quel ragazzo era un talento precoce e speciale. Quel ragazzo capocannoniere del campionato mineiro e della Supercoppa brasiliana con 8 gol in 4 partite viene acquistato dal PSV. Il campionato olandese non è male, basti pensare che l'Ajax vincerà la Champions League, raggiungendo la finale anche l'anno successivo. Il 18enne Ronaldo segna 30 gol in campionato, per un totale di 35 gol in 36 partite. Ribadisco, a 18 anni, laureandosi capocannoniere anche dell'Eredivisie. Un infortunio condiziona l'annata 95-96, ma il 19enne Ronaldo segnerà comunque 19 gol in 21 partite in tutte le competizioni, con ben 6 gol in 5 partite in un palcoscenico importante come la Coppa UEFA. Dopo aver vinto anche la Coppa di Olanda, Ronaldo è pronto a dimostrare, anche nel calcio che conta, che lui è un giocatore che sa il fatto suo, e pochi come lui sono esistiti prima. Non ancora ventenne, si trasferisce al Barcellona. Qui si vedrà di che pasta è fatto, dicono le critiche. Fatto sta che nella stagione 96-97 quel ragazzo ventenne segna 34 gol in campionato. In totale per Ronaldo arrivano 12 assist e 47 gol in 49 partite lungo l'arco della stagione. Una cifra mostruosa che aiuterà il Barcellona a vincere Coppa di Spagna, Coppa delle Coppe e Supercoppa Spagnola, mentre Ronaldo sarà capocannoniere della Liga. Ronaldo è secondo nella classifica del Pallone d'Oro 1996 per soli 3 punti ai danni di Matthias Sammer. In più arriverà anche la vittoria della Confederations Cup con il Brasile. A 20 anni Ronaldo Lima vince la Scarpa d'Oro, il Pallone d'Oro, il che lo farà il più giovane vincitore di sempre, e segnerà anche 14 gol in 19 partite di nazionale. Per farci chiaro, a 20 anni Ronaldo ha segnato tra i professionisti 145 gol in 153 partite di club e 20 gol in 29 partite di nazionale. La maggior parte dei giocatori 20 gol in nazionale se li sogna. Lui invece li ha segnati a 20 anni. Messi, prima di compiere 21 anni, aveva segnato 53 gol in 142 partite. Cristiano Ronaldo, 32 gol in 170 partite. Nessun giocatore è mai stato così forte all'età di Ronaldo. Luglio 1997, l'Inter paga la clausola rescissoria del Barcellona e fa sbarcare Ronaldo in Italia nel campionato più competitivo del mondo. L'Inter sfiora uno scudetto che mancava da 9 anni, sfiorando l'impresa ai danni di una Juventus targata Del Piero, Inzaghi e Zidane. Ronaldo segna 25 gol in 32 partite di campionato, più 9 in 15 partite di Coppa. Chiude con 34 gol in 47 partite e vince anche la Coppa UEFA, con una delle performance individuali migliori di sempre, in finale, rendendosi immarcabile ad Alessandro Nesta. A fine stagione, il 21enne Ronaldo si prende la scena del Mondiale, segnando 4 gol in 7 partite, giungendo in finale, dove il Brasile si arrende alla Francia.
Arrivano quindi ulteriori 9 gol con la nazionale e a 21 anni le cifre si aggiornano quindi a 179 gol in 200 partite di club e 29 gol in 44 partite di nazionale. Impressionante. Chissà dove può arrivare un ragazzo del genere. Purtroppo per lui arrivano i primi problemi, culminati in dramma nelle stagioni successive. Nel 98-99 Ronaldo giocherà solo 19 partite di campionato, travolto dai problemi fisici, sebbene riesca comunque a marcare 15 gol e arrivare ancora secondo per il pallone d'oro, dietro a Zidane. C'è comunque la Coppa America in estate, e Ronaldo vince anche quella, segnando 5 gol in 6 partite. Purtroppo per lui, dopo soli 7 partite della stagione 99-2000, si infortuna contro il Lecce e si lesiona il tendine rotuleo. Torna in campo a fine stagione in finale di Coppa Italia, ma dopo soli 6 minuti il dramma si ripete e il tendine si rompe. Un anno e mezzo ai box per Ronaldo, che salterà l'intera stagione 2000-2001 e torna a metà della successiva. L'Inter si sta giocando lo scudetto, ma un brutto rapporto con l'allenatore Hector Cooper limita il suo impiego. Sono solo 10 in campionato le partite di Ronaldo, condite da ben 7 gol e 3 assist. Praticamente con Ronaldo in campo la squadra segna ogni 60 minuti solo per merito suo, ma non basta per Cooper. Ronaldo si ritrova a fare il panchinaro e l'Inter perde il famoso scudetto del 5 maggio. L'unico trofeo vinto nel quinquennio con l'Inter resta dunque la Coppa UEFA, perché Ronaldo dopo il mondiale si trasferisce al Real Madrid. I disguidi con Cooper sono troppo pesanti e il brasiliano pone un ultimatum a Moratti: io o lui. Moratti sceglierà l'allenatore. Chissà se con il secondo posto e la semifinale di Champions raggiunta l'anno successivo non se ne sia pentito. Bastava poco e con Ronaldo in forma si potevano fare grandi cose. Questo perché Ronaldo si presenta ad assoluto protagonista a Madrid, dopo un mondiale stravinto dal Brasile. Ronaldo segna una doppietta in finale con la Germania, marcando 8 gol in 7 partite, numeri impressionanti. Arriva come detto a Madrid, dove vanta ancora uno score di 194 gol in 252 partite di club e 45 gol in nazionale in 64 partite. Ha ancora 25 anni e ha già segnato quasi 250 gol. Con i Blancos segnerà 23 gol in 31 partite di campionato e 6 gol in Champions League, continuando su medie simili a quelli degli anni precedenti al suo infortunio. Vincerà il secondo pallone d'oro della sua carriera, vincendo la Liga Spagnola e il Mondiale per Club. L'anno dopo è ancora prolifico, segnando altri 24 gol in campionato, più 7 in tutte le altre competizioni. A 27 anni Ronaldo ha segnato sempre almeno 30 gol quando ha giocato più di 30 partite, anche se purtroppo qui inizierà il declino. Sono comunque 8 i gol nelle 16 partite di nazionale, ma inizieranno a diventare sempre meno. Nonostante i problemi di peso resterà un fenomeno, ma purtroppo non raggiungerà più lo stesso picco di prima. Sono solo 21 i gol nella stagione 2004-2005. Mentre 14 in 23 partite la stagione dopo, in cui diversi infortuni e il ballottaggio con Van Nistelrooy lo mettono alla porta. Ronaldo accusa problemi di peso e il rapporto con Fabio Capello non è dei migliori. In 177 partite al Real ha segnato 104 gol, comunque un numero discreto, ma se si conta un giocatore nel fior degli anni è un numero decisamente calante. Se si conta che nelle prime 200 partite di professionista, solo per club ne aveva messi a segno 179 tra i 17 e i 21 anni. Ronaldo segnerà altri 3 gol ai mondiali, diventando all'epoca il calciatore con più gol, segnando 15 gol in 19 partite nelle fasi finali. Viaggerà comunque a medie sopra il gol ogni 2 partite nelle sue successive avventure. Sono 7 gol in 14 partite al Milan. Altra avventura condita da drammatici infortuni. Poi si trasferisce al Corinthians, vincendo il campionato e mettendo a segno 35 gol in 69 partite in 3 anni. Si ritirerà giovane, a 34 anni, terminando una carriera iniziata con numeri incredibili. Fabio Cannavaro, l'ultimo difensore a vincere il pallone d'oro, paragonerà la sua figura a quella di Pelé e Maradona nelle loro ere.
Paolo Maldini, Figo e Zidane diranno tutti che è stato il miglior giocatore con cui hanno giocato. Non dimentichiamoci che il fenomeno ha giocato in un'epoca dove il calcio non era ugualmente offensivo ad oggi e si segnavano molti meno gol. Una stagione da 30 gol sarebbe paragonabile a una di 45 di oggi. Ronaldo a volte ne segnava 50. Nonostante non abbia avuto continuità, il picco raggiunto da Ronaldo probabilmente eccede quello di qualsiasi altro giocatore, senza dimenticare che lo ha raggiunto da appena ventenne. A 27 anni Ronaldo aveva vinto 2 palloni d'oro, 5 competizioni con la nazionale da protagonista e innumerevoli trofei di club e individuali. 267 gol in 344 partite di club e 53 gol in 79 partite di nazionale, praticamente avendo saltato 3 stagioni intere. È proprio per questo che sarebbe ingiusto dire che Ronaldo viene ricordato solo per quello che avrebbe potuto fare. Che siano stati gli infortuni, il problema di peso, la mancanza di voglia di mettersi sotto. Fatto sta che se si prende in atto il picco della carriera di Ronaldo, quello che ha lasciato al calcio è stato eguagliato da pochissimi.